Ciao ragazzi, questo è un video un po' particolare perché se avrete letto la notizia, o comunque ve lo dico io adesso, Apple ha ufficialmente discontinuato le vendite, o meglio, la produzione dell'iPod Touch, quello che possiamo trovare adesso sul sito Apple fino ad esaurimento scorte. Significa che una volta che Apple avrà esaurito le scorte che ha prodotto, non venderà più l'iPod Touch, che mi sembra sia di settima generazione con dentro il chip dell'iPhone 7. Beh, questo ragazzi è la fine di un'epoca, la fine dell'epoca dell'iPod. Ufficialmente l'iPod muore, non ci saranno più nuovi iPod, non ci sarà più la possibilità di acquistare un iPod nuovo dal sito Apple, almeno finché, appunto, vi ripeto, non saranno finite queste scorte. E ragazzi, questo vuole essere un video un po' omaggio a questo dispositivo che sicuramente ha contribuito ad arrivare fino a questo, quindi fino all'iPhone, ma ha contribuito anche a far rinascere il brand Apple, perché sicuramente all'epoca aveva bisogno di uno sprint e l'iPod ha aiutato tantissimo. L'iPod ha fatto crescere generazioni intere, me compreso. Io mi ricordo all'epoca, quando ero piccolo, avere un iPod era veramente fantastico. Mi ricordo quando comprai lui, che è il 5, quindi quello che uscì nello stesso anno dell'iPhone 5. Io ero alle medie e avere questo mi sentivo veramente, non lo so, una divinità scesa in terra, perché veramente averci lui all'epoca era tutto, era tutto. Quindi poter ascoltare musica in giro collegandoci le tue cuffie, poter giocare, poter condividere, fare foto con l'iPod Touch. Ma all'epoca, quando usciva l'iPod, quello Shuffle, o l'iPod Nano, oppure il primissimo iPod che ha fatto veramente la storia. Quindi insomma ragazzi, questo vuole essere un video omaggio, e per questo voglio fare una reazione con Wayback Machine, che sarebbe quel sito che vi permette di andare a vedere altri siti negli anni, e quindi andremo a vedere apple.it nel corso degli anni. Vedremo qualche pagina di iPod, purtroppo non riusciremo a vedere il primo iPod, o comunque i primi, perché ci sono veramente poche catture dell'epoca, ecco, quindi non si riesce a vedere. Però io ne ho trovata già una, quindi avvio la registrazione schermo. E quindi ragazzi, eccoci qua su Wayback Machine. Qui dovremmo essere al... non lo so in realtà. Oh, ok, ecco, il 7 maggio 2005. Quindi siamo quasi... io sto registrando nell'11 maggio, quindi siamo quasi nello stesso giorno. E come vedete, questa è una pagina di Apple.it. A parte che il sito Apple, ragazzi, è veramente cambiato in una maniera assurda. Anche se, per esempio, se noi andiamo a vedere qui sopra, sulla barra dove ci sono tutti la melina dell'Apple, eccetera, eccetera, alla fine non è che sia cambiato così tanto. Guardate, questo è quello il sito di oggi e questo è il sito del 2005. Veramente fantastico. Io qui all'epoca avevo 4 anni, pensate, perché ancora non ne avevo compiuti 5, perché li compio a ottobre. Quindi avevo solamente 4 anni e qui c'era ovviamente il nuovo iPod mini, che era colorato, aveva 1, 2, 3, 4 colori soli, pochi. L'iPod Photo, che ogni tanto sento, per chi ha vissuto al pieno quell'epoca, che è uno dei migliori iPod, poi non lo so onestamente. E iPod Shuffle, che era lungo, non era quadratino come era quello degli ultimi tempi, ecco. Quindi ragazzi, io direi di andare a aprire iPod Photo, perché è uno di quelli più apprezzati, quindi voglio andare a vedere l'iPod Photo. Ora vediamo se si caricano le immagini, ti prego dimmi che si caricano, ti prego dimmi che si caricano. Ah, tra l'altro qui sopra ce ne sono altri: iPod Shuffle, iPod Mini, iPod U2 Special Edition, quello pure è famosissimo, è veramente famoso, magari dopo andiamo a vedere anche lui. iPod, quindi quello classico, e questo è l'iPod Photo. Beh, le foto non si caricano purtroppo. Andiamo a vedere, vi ricordate la scatola di pastelli da 64 colori? Scoprite ora una da 65.536 colori. Tutto è più bello a colori. Con iPod Photo, inoltre, tutto suonerà più bello. Scegliete tra i modelli da 30 GB e da 60 GB, che penso che per l'epoca erano memorie incredibili, perché cioè pensate che 64 GB ce l'abbiamo avuto su iPhone fino a 2 anni fa, ragazzi. Quindi per l'epoca era come adesso 2 terabyte, tipo, non lo so. E a partire da soli 379 euro. Un iPod Photo, ragazzi, partiva da 379 euro. Che, pensandoci adesso, non è che sia così cambiato il prezzo, perché ora un iPod Touch, se lo andiamo a comprare dal sito Apple Italia,
che tra l'altro qui per prendere non c'è neanche più la cosa che lo devo cercare. E cerchiamo iPod Touch. Ok, se lo proviamo ad andare ad acquistare l'iPod Touch, viene 32 giga, cioè quindi meno, cioè tra un po', anzi uguale all'epoca perché partiva da 30 giga. Sì, da 30 giga, quindi pure qui non è cambiato molto. 247 euro, ragazzi, siamo lì. Siamo lì, cioè, anche perché ora per avere una memoria decente sull'iPod devi prendere da 128 GB e sono 355,05 euro, prezzo strano, e equivaleva a quello da 60, penso. No, equivaleva a quello da 30 dell'epoca, però 30 GB all'epoca erano tantissimi, quindi va bene così. Andiamo a vedere l'iPod U2 Edition, vediamo se qui carica le immagini, spero. Ovviamente ci mette tantissimo a caricare, quindi va bene. Oh, qui ragazzi carica almeno un'immagine. Almeno un'immagine la carica. Questo qui era l'iPod U2 Edition, bellissimo, veramente bellissimo. Con le firme anche della band, nero davanti con la ghiera rossa. Questo pure la vorrei tantissimo, lo vorrei tantissimo, ma ho visto che costicchia anche su eBay, quindi va bene. iPod U2 Special Edition è unico nella sua specie, nero ebano, nero ebano, e con una sgargiante ghiera cliccabile Apple di colore rosso, è autografato sul retro da tutti i componenti degli U2 e è disponibile al prezzo di soli, tra virgolette, 379 euro, include un esclusivo poster della band, nonché ovviamente gli auricolari nel caratteristico bianco iPod. Nel caratteristico bianco iPod, erano semplicemente le cuffie normali, loro hanno voluto renderle speciali. Andiamo a vedere invece l'iPod. iPod, quindi dovrebbe essere quello classico. Non penso sia il primo, nel 2005 vendevano ancora il primo. Classico ed eterno, no, infatti, no, forse sì. Non lo so, sapete? Sembra il primo, però non credo sia il primo. Riconoscete un successo musicale non appena l'ascoltate, non è vero? Orecchiabile, familiare eppure ricco di sorprese, proprio come iPod. Portate la vostra raccolta musicale sempre con voi e ascoltate fino a 12 ore di riproduzione continua, che erano tante, ragazzi, 12 ore di musica continua. Penso neanche l'iPhone, no, forse l'iPhone sì, però siamo là, dai, chi le faceva? Archiviate documenti e giocate con i giochi inclusi per 319 euro, quindi boh, cioè secondo me non conveniva a quel punto, perché 319 euro è abbastanza per un iPod classico, boh, va bene. Comunque andiamo a vedere l'iPod mini, li stiamo vedendo un po' tutti quelli che erano disponibili nel 2005. Eccolo qua, l'accessorio più della stagione, la vostra musica da ascoltare con stile grazie ad iPod mini a partire da soli 209 euro, che pure questo costicchiava. Andiamo a vedere l'iPod Shuffle, che sono curioso perché l'iPod Shuffle costava poco all'epoca. Oh, qui carica tutte le immagini, ragazzi, bellissimo. Finalmente, anche tra l'altro la confezione dell'iPod mini, ragazzi, era bellissima, era veramente fantastica. Abbiamo qui, guardate, era grosso, alto 8,38 cm e largo 2,48, quindi non era piccolissimo, però loro lo mettevano a paragone con una chewing gum. Sì, è una gomma americana, penso. Mettevano a confronto con quello. Tra l'altro aveva la USB da 1 GB, aveva solamente 1 GB. Wow. Penso che comunque per l'epoca non era comunque male, c'entrava parecchio. È ora di mischiare le carte in tavola. Date il benvenuto ad iPod Shuffle, il nuovo imprevedibile membro della famiglia iPod. Comunque i testi erano orrendi, cioè secondo me ora sono molto meglio. E cosa vi farà ascoltare? Riuscirà a leggervi nel pensiero, indovinare il vostro stato d'animo? Caricatelo, indossatelo e lasciatevi sorprendere. Potete scegliere fra due configurazioni e misura di tasca, da 512 MB o 1 GB. A partire da 99 euro, quindi non proprio poco, devo dirvi. E aveva questo switch fantastico, veramente bello. Tra l'altro, era anche animato, fantastico. Qui abbiamo la ghiera famosissima dell'iPod e qui la possibilità di metterlo nel Mac per ovviamente trasferirci la musica da iTunes all'iPod. Io direi, ragazzi, che per concludere di andare a vedere un attimo l'ultima pagina che rimarrà storica dell'iPod, ovvero questa dell'iPod Touch 7. Non riesco a dire iPod Touch bene, velocemente, mi viene da dire iPod Touch e probabilmente l'avrò detto in tutto il video, non fateci caso. Eccolo qua, ragazzi, questa sarà l'ultima pagina disponibile dell'iPod nella storia di Apple, quindi quella di questo iPod Touch 7. Il nuovo iPod Touch sfreccia nel divertimento. Diciamo che questo iPod già all'epoca quando uscì venne aggiornato, aveva pochissimo senso, anzi zero, tutti ci domandavamo ma perché Apple continua a
refreshare l'iPod Touch. Evidentemente Apple ha voluto spremere, diciamo, fino all'ultimo centesimo questo prodotto, e ripeto, ha fatto veramente la storia, ci sono tanto affezionato, lui lo conserverò gelosamente, come conserverò gelosamente anche l'oro, che sono dei laccetti per lui, quindi per l'iPod Touch, quello che aveva ancora il bottone dietro per appiccicarli, e chiusi, quindi l'ho tenuti chiusi, quindi boh, magari varranno anche qualcosa, ma io li conserverò per me perché ci sono veramente tanto affezionato. Quindi iPod, che dire, ti ringrazio per tutti i mesi, per tutti gli anni, per tutti i bei momenti che mi hai fatto passare in tua compagnia, veramente grazie, e penso che un po' tutti ringrazieranno questo dispositivo perché ha veramente rivoluzionato il mondo musicale, ha rivoluzionato il mondo tecnologico, ha rivoluzionato il mondo in generale, cioè prima era raro vedere secondo me gente che andava in giro e ascoltava musica, sì c'era il Walkman ma secondo me non era propriamente la stessa cosa. Niente, quindi a nome di tutti, ma a nome mio, ti ringrazio iPod. E grazie anche a voi ragazzi per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, vi ricordo che potete lasciare un like, iscrivervi al mio canale. E da me e dal mio iPod Touch vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!